Piero Fassino è venuto a vedere anche la prima, si è fatto un viaggio lunghissimo per venire a vedere la prima proiezione che abbiamo fatto a Venezia e non le abbiamo chiesto allora, o meglio brevemente, adesso ha lo spazio per esprimere la sua opinione, insomma. Va bene, grazie intanto di avermi invitato. Io credo si debbano prima di tutto ringraziare ovviamente quelli che hanno realizzato questo bellissimo filmato, Maurizio Cecconi che ne è stato un protagonista, adesso poi parlerà, loro che lo hanno realizzato con passione, con entusiasmo, come hanno detto, e tutti coloro che sono stati protagonisti della ricostruzione di questo momento importante della storia del Partito Comunista, del Partito di Venezia, con uno sforzo per, diciamo, ricostruire un momento importante della vita politica e trasmettere memoria, perché poi questa grande mostra su Berlinguer che sta conoscendo anche un grande successo di visitatori è finalizzata esattamente a questo, trasmettere memoria. Poi la memoria, come ha ben ricordato Maurizio, non significa nostalgia, o anche magari, nel senso che la nostalgia è un sentimento, come dire, positivo, ma non si vive di nostalgia. Però trasmettere memoria è importante perché trasmette alle generazioni che si succedono il senso di una storia, di un cammino. Ciascuno di noi è maggiormente consapevole di come affrontare la sua vita se, come dire, se conosce ciò che sta prima di lui, che cosa c'è alle sue spalle, come si è arrivati fin qui, qual è l'accumulo di esperienza, di storia, di cultura, di relazioni umane che ha costruito diciamo la vita del nostro paese e la vita di un grande partito come il Partito Comunista Italiano, che è stato appunto uno dei grandi protagonisti della vita politica, sociale, culturale, come giustamente si è molto qui sottolineato, del nostro paese per decenni, e che è culminata appunto in quel grande successo elettorale che è stato qui richiamato degli anni 70, in particolare del biennio 75-76, con le due grandi vittorie elettorali che prima ci hanno permesso di conquistare le amministrazioni comunali di tutte le principali città italiane e poi nel 1976 di raggiungere un risultato straordinario per cui un cittadino italiano su tre ha affidato le sue speranze, la sua rappresentanza, il suo voto al Partito Comunista Italiano. Le feste dell'unità sono state un momento straordinario, il più grande momento di incontro tra i cittadini e la politica che l'Italia abbia mai conosciuto. Un'esperienza che in realtà nacque tra la prima e la seconda guerra mondiale in Francia. L'inventore delle feste dell'unità è un dirigente del Partito Comunista Francese che si chiamava Cachin e che organizzò le feste dell'umanità negli anni 30, e gli antifascisti italiani che erano esuli in Francia tra le due guerre erano in contatto con quell'esperienza, e quando, diciamo, dopo la liberazione fu ricostituita la forza legale del Partito Comunista in Italia, pensarono che bisognava trasferire quell'esperienza nella storia, nella vita, nella quotidiana del Partito Comunista Italiano, e appunto le feste dell'unità sono diventate un momento straordinario di grande vita partecipata per milioni e milioni di persone. Quando io ero responsabile d'organizzazione del PC alla fine degli anni 80, feci fare un'analisi su, da un lato, gli iscritti al Partito Comunista nell'arco del periodo 1945-1990 e sulle feste dell'unità in quel periodo. Risultò che nell'arco di quegli anni, in quel periodo, tra il 45 e il 90, almeno un cittadino su due era stato per un anno o più iscritto al Partito Comunista Italiano, e questo spiega perché avevamo milioni e milioni di voti, avevamo un'organizzazione radicata e diffusa nella società, e che almeno un cittadino su tre passava ogni anno una serata alla festa dell'unità.
e la festa dell'unità era in realtà, come è tuttora laddove ancora si fanno, un grande momento di festa popolare, di incontro tra il partito, i suoi elettori, i suoi militanti, i suoi aderenti, ma poi più in generale con i cittadini, no? Cioè, si andava alla festa dell'unità perché c'era uno spettacolo, perché c'era un dibattito, o per, come è stato giustamente detto, la centralità nelle feste dei ristoranti e della gastronomia e del mangiare insieme, dello stare insieme, no? Io tra l'altro, avendo organizzato per anni e anni feste dell'unità come Maurizio e come tanti altri dirigenti, ho delle immagini e dei ricordi straordinari. In nessuna parte del mondo si organizzano ristoranti delle dimensioni delle feste dell'unità. Ciascuno di noi va in un ristorante grande, quanto può avere? 50, 70, 80, 100 coperti? Le feste dell'unità ogni sera avevano 500 coperti, il più grande ristorante che io abbia mai visto nel mondo, no? E magari facevano due turni, tre turni, cioè un grande momento corale di incontro, di partecipazione, di vita sociale, anche di svago, no? E di festa. Quindi le feste dell'unità erano questo, un grande momento di incontro tra il partito e la società italiana. E attraverso i dibattiti, attraverso gli spettacoli, attraverso le mostre, attraverso i ristoranti, attraverso i tanti momenti in cui la Festa dell'Unità organizzava la sua attività, si realizzava un grande rapporto di massa che consentiva al Partito Comunista di consolidare e rafforzare ulteriormente i suoi rapporti, il suo rapporto con i cittadini. E quindi sono state le Feste dell'Unità un passaggio essenziale. I discorsi di Berlinguer, prima di Berlinguer, i discorsi del segretario del partito, quando è stato Togliatti, quando è stato Longo, il discorso conclusivo alla Festa dell'Unità era un grande momento, un grande appuntamento politico. Avete visto che partecipazione gigantesca ha avuto la festa, il discorso di Enrico a Venezia, ma io ricordo, io ho organizzato le feste nazionali di Torino del 1971 e del 1981 e ricordo che cosa sono stati i comizi conclusivi di quello, no? o cosa fu il comizio conclusivo della festa nazionale di Napoli all'Oltremare, no? O cosa fu l'anno dopo di Venezia la festa la conclusione di Berlinguer alla festa nazionale di Milano, cioè, no? Grandi momenti di che segnavano la vita politica con i messaggi, i contenuti, le proposte che lì venivano diciamo trasmesse. E quindi abbiamo fatto bene, avete fatto bene a ricostruire in questo modo la Festa dell'Unità di Venezia, che fu una festa poi particolare, è già stato detto, per una ragione molto specifica. In genere le feste nazionali dell'Unità, ma anche quelle provinciali, si svolgono in un luogo, no? In un parco, in uno stadio, in un autodromo, dove si allestisce il villaggio della festa con gli stand, eccetera, eccetera. Venezia non consentiva questo. E quindi questa idea straordinariamente geniale, e cioè di fare una festa dell'unità diffusa nella città, che non aveva un luogo, aveva tanti luoghi, erano i campi e i campielli di Venezia, avete visto le immagini, e quindi una festa che stava dentro la città e coinvolgeva la città e faceva vivere la città, perché poi in quei campi ci vivono i veneziani, quindi avete visto gli stand erano sotto le case, appoggiate alle case, quindi una straordinaria idea che all'inizio apparve perfino, come dire, temeraria, no? Perché quando si disse facciamo la festa a Venezia, tutti si dissero sì, ma dove la fai a Venezia? No? Perché avevi in testa lo schema classico tradizionale, e invece quella fu una scommessa vinta che fu ripetuta qualche anno dopo in un'altra città, Pesaro. Anche Pesaro è una città particolare e si sperimentò, sia pure in dimensioni più piccole, la festa dell'unità anche a Pesaro, diciamo nelle varie piazze, nei quartieri della città. Quindi e di una Venezia, le immagini sono molto belle, che non è la Venezia di oggi. Che la Venezia di oggi, se voi ci andate, tutti ci andiamo, trovate una città molto curata, molto abbellita. Tutte le immagini ci hanno fatto vedere una Venezia che, per esempio, dal punto di vista delle case, no? Case fatiscenti, case, no? una Venezia, diciamo, che non era la Venezia che poi abbiamo conosciuto
negli ultimi decenni, che investendo sulla sua dimensione turistica e questa sua dimensione unica su scala mondiale, ha scommesso di offrire una città gradevole da ogni punto di vista. No, quella è la città viva, che aveva i suoi monumenti, i suoi aspetti di gradevolezza, ma anche la sua struttura urbanistica tradizionale, anche le case fatiscenti, anche i quartieri o i campi non così poi strutturati come li troviamo oggi. Quindi una Venezia vera. E c'è un dato all'inizio del filmato che ricorda quanti erano gli abitanti di Venezia in quel momento. Gli abitanti di Venezia globali 350.000, gli abitanti di Venezia insulare, cioè quella dell'acqua, la Venezia di acqua, 157. Oggi la Venezia di acqua ha 40.000 abitanti, 46.000, il grosso è fuori, è a Mestre, no? È nella parte del territorio. Quindi un'altra Venezia che fu valorizzata moltissimo da quella festa e che era una città operaia. Marghera era il presidio, diciamo centrale, il polmone centrale della struttura industriale della Venezia, il porto di Venezia, l'intelaiatura industriale delle vetrerie e tutta una serie di altri aspetti che facevano di Venezia un polo industriale e produttivo molto importante. Quindi io penso, oggi quella Venezia è cambiata molto, naturalmente è un'altra città, come l'Italia è cambiata molto, è un altro paese. Viviamo in una società che conosce trasformazioni e cambiamenti giganteschi e quindi è chiaro che tutto questo ha inciso anche nella politica e nelle forme della politica. A un certo punto, nella parte finale, la Lia Finzi fa una riflessione su che cosa eravamo. Certo, eravamo una gigantesca comunità, il partito era una grande comunità di cui ciascuno di noi era parte e c'era un sentimento di appartenenza, no? Molto forte. Non era questo soltanto per noi, anche per gli altri partiti. I partiti della Prima Repubblica erano grandi organizzazioni di massa che avevano questa caratteristica di essere delle grandi comunità fondate su un sentimento di appartenenza, un legame molto forte, che poi per il PC era forse più forte ancora che in altri partiti, ma insomma era la caratteristica. Vi racconto questo: un giorno io ero nel Ravennate per andare a una festa dell'Unità in un paesino vicino a Ravenna, e il compagno che mi accompagnava per la strada, a un certo punto io vedo in lontananza delle luci che come di una festa, e allora dico al compagno, dico: ma stiamo andando lì? E guarda e fa: no, quella è la festa dell'Unità dei Repubblicani. La festa dell'Unità, cioè era la festa dei repubblicani che lui chiamava come la festa dell'Unità, no? E il Partito Repubblicano in Romagna, come sapete, in altri tempi era un partito che aveva delle radici, no? Nella storia di quella terra. Ecco, la festa dell'Unità era poi diventato un punto di riferimento anche per gli altri partiti, perché poi mano a mano tutti i partiti, come dire, sulla base dell'esperienza della festa dell'Unità, decisero di darsi anche loro un appuntamento analogo: le feste dell'amicizia del Partito Popolare, le feste del Partito Popolare, le feste dell'Avanti del Partito Socialista, no? Quindi la festa e il modello era la festa dell'Unità. Poi naturalmente ogni partito lo ridisegnava, lo interpretava sulla base del proprio profilo e del proprio modo di essere, ma il riferimento era quello. Quindi io penso che tutto questo noi abbiamo il dovere di non disperderlo. Questa festa, questa mostra ci consente di ripercorrere cos'è stato Berlinguer e cos'è stato il PC di Berlinguer nella storia del paese. Un filmato come questo, così come una diffusa attività di memoria e di produzione archivistica, ci consente di tenere viva nella nostra esperienza quello che è stato il Partito Comunista Italiano. E concludo con un esempio personale. Io nel 2021, in occasione del centenario della nascita del Partito Comunista Italiano, l'editore Donzelli mi chiese di scrivere un libro sul PC che io ho scritto, che è una cronistoria del Partito Comunista Italiano. L'ho scritto nel 2021. Il Partito Comunista Italiano ha cessato di esistere nel 1991, 30 anni prima. Bene, io sono stato chiamato, e se avessi potuto sarebbero state anche più, a fare 74 presentazioni in Italia del libro.
che è la testimonianza di quanto 30 anni dopo ancora quel partito era nella coscienza, nella storia, nell'esperienza, nella memoria di tanta gente. Io credo che tutto questo noi lo dobbiamo sempre pensare, perché il Partito Comunista non c'è più, ma la storia e l'esperienza che il Partito Comunista ha praticato, essendo un protagonista della vita politica italiana, quello rimane e ha trasmesso anche al di là della storia stessa del Partito Comunista e arriva fino a noi oggi. Io mi fermo, mi chiedo scusa, ho un'iniziativa alle ore 18 sulla guerra in Medio Oriente a cui non posso non essere presente, quindi devo andare. Lascio la parola a Maurizio. Maurizio Cecconi è stato, avete visto, un protagonista, è stato un dirigente del PC. Abbiamo cominciato insieme come segretario della FIGC, lui era segretario della FIGC di Venezia, io ero segretario della FIGC di Torino, c'è un grande rapporto personale tra di noi, è stato un dirigente del partito, è stata una cosa importante per la storia di Venezia. Voi sapete che adesso quando c'è il carnevale a Venezia si fa il carnevale in costume, l'inventore è Maurizio Cecconi, prima non c'era, quando era assessore al turismo, giusto? È stato l'inventore di questo grande evento, che è un evento ormai di portata internazionale, no? Perché come tutti sapete. Quindi è un personaggio interessante e forte ed è bene che sia qui e che voi lo possiate ascoltare. Grazie e davvero grazie di questo. Grazie a Piero Fassino.